lascialo invito a tutti gli indagati a smetterla con questo processo. È una scuola che si porta indietro di 30, 40 anni. Serve un colpo di spazio. 161.500. Questo è il conto delle persone che perdono il posto di lavoro. 5.000 precari solo a Napoli, che non hanno visto il contratto di lavoro. Adesso, grazie alla complicità sempre dei sindacati concertativi, abbiamo anche un disegno di legge in cui i docenti verranno direttamente dai presidi manager senza alcun concorso e chi poi sconderà i livelli di formazione dei docenti da ancorarsi alle condizioni interne. Trasformarsi in consigli di amministrazione, questa è la cosa vergognosa. Lina, questa mattina l'ex ministro Lina Turco in commissione via presidente del Veneto. Nella commissione referente che valutava le proposte di legge del ministro della pubblica istruzione. Questo vuol dire che non c'è nessuna opposizione reale e questo è evidentemente il motivo per cui, oltre lo sciopero che il sindacalismo di base ha innesto per il giorno di così contro la distruzione e gli interessi della sanità nel pubblico impiego, nelle imprese private, nella scuola, la cittadinanza deve sapere e ricordare che ogni taglio occupazionale